Nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. Amen. Gesù, ti amo. Con la tua volontà, vieni divina volontà, pregare in me e poi offri questa preghiera a te come mia per soddisfare le preghiere di tutti e per dare al Padre la gloria che dovrebbero dargli tutte le creature. Mia Divina Maria, ti amo nella divina volontà, Regina Immacolata, Celeste Madre mia. Vengo sulle tue ginocchia materne per abbandonarmi nelle tue braccia, per chiederti con sospiri più ardenti che mi ammetta a vivere nel regno della divina volontà. Mamma Santa, tu che sei la regina di questo regno, ammettimi a vivere in esso affinché non sia più deserto ma popolato dei figli tuoi. Perciò, sovrana regina, a te mi affido affinché guidi i miei passi. Nel regno del volere divino, stretto la tua mano materna, guiderai tutto l'essere mio perché faccia vita perenne nella divina volontà. Tu mi farai da mamma e come a mamma mia ti faccio la consegna della mia volontà affinché me la scambi con la divina volontà e così possa restare sicuro di non uscire dal regno suo. Perciò ti prego che mi illumini attraverso questa meditazione per farmi comprendere sempre più e sempre meglio che cosa significa volontà di Dio e come vivere in essa. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Padre, ti canto una preghiera. Dal Libro di Cielo, volume 11, capitolo 23, 9 giugno 1912. Sentendomi un po' sofferente, stavo dicendo al mio sempre amabile Gesù, quando mi porterai con te? Presto Gesù, fate che la morte mi tagli questa vita e mi ricongiunga con te in cielo. E Gesù, figlia mia, per l'anima che fa la mia volontà e vive del mio volere, non c'è né vi sono morti. La morte sta per chi non fa la mia volontà, perché deve morire a tante cose, a se stesso, alle passioni, alla terra. Ma chi fa la mia volontà non ha che cosa morire, già è abituato a vivere di cielo. La morte non è altro che deporre le sue spoglie, come se una deponesse le vesti di povera per vestire le vesti di regina, per lasciare l'esilio e prendere la patria. Perché l'anima che fa la mia volontà non è soggetta a morte, non ha giudizio, il suo vivere è eterno. Ciò che doveva fare la morte l'ha fatto anticipatamente l'amore, ed il mio volere l'ha riordinata tutta in me, in modo che non ho di che giudicarla. Quindi stati nella mia volontà, e quando meno te lo pensi, ti troverai nella mia volontà in cielo. Continuando il mio solito stato, per poco è venuto il benedetto Gesù e mi ha detto: figlia mia, l'anima che fa la mia volontà è cielo.
ma cielo senza sole e senza stelle, perché il sole sono io, e le stelle che abbelliscono questo cielo, le mie stesse virtù. Bello questo cielo, da innamorare chiunque lo può conoscere. E molto più ne resto io innamorato, che come sole mi metto nel centro di questo cielo e lo vado saettando continuamente di nuova luce, di nuovo amore, di nuove grazie. Bello questo cielo a vedersi se splende il sole, cioè quando mi manifesto e carezzo l'anima e la colmo dei miei carismi, l'abbraccio e toccato dal suo amore vengo meno e mi riposo in lei. Tutti i santi vengono a me d'intorno mentre riposo e restano sorpresi nel guardare questo cielo dove io sono il sole e ne restano estatici di questo portento prodigioso che né in terra né in cielo si può trovare cosa più bella, più piacevole per me e per tutti. Bello questo cielo se il sole si nasconde, cioè la privo di me. Oh, come si ammira l'armonia delle stelle, perché l'aria di questo cielo non è soggetta a nubi, a temporali, a tempeste, perché il sole è nascosto nel centro dell'anima ed il suo calore è tanto bruciante da distruggere le nubi, temporali e tempeste. L'aria di questo cielo è sempre calma, serena, odorifera. Le stelle che più risplendono sono pace perenne, amore senza termine. Nascosta o lei nel sole scompariscono le stelle o il sole in lei ed allora si vede l'armonia delle stelle. Bello in tutti i modi questo cielo, il mio contento, il mio riposo, il mio amore del paradiso. Capitolo 25, 4 luglio 1912. Stamane dopo la comunione stavo dicendo al mio sempre amabile Gesù: in che stato mi sono ridotta? Pare che tutto mi sfugge, patire, virtù, tutti. E Gesù: figlia mia, che c'è? Vuoi perdere il tempo? Vuoi uscire dal tuo nulla? Mettiti al tuo posto, al tuo nulla, affinché il tutto possa tenere il posto in te. Sappi però che tutta devi morire nella mia volontà, il patire, le virtù, tutto. Il mio volere deve essere la tomba dell'anima, e come nella tomba si consuma fino a scomparire affatto, e dalla stessa consumazione risorgerà vita più bella e novella, così l'anima sepolta nella mia volontà come dentro una tomba, morrà al patire, alle sue virtù, ai suoi beni spirituali, e risorgerà in tutto alla vita divina. Ah, figlia mia, pare che vuoi imitare i mondani, che sono portati a ciò che è nel tempo e finisce, e di ciò che è eterno non ne fanno conto. Diletta mia, perché non vuoi imparare a vivere solo del mio volere? Perché non vuoi vivere solo della vita del cielo, anche stando sulla terra? Il mio volere è l'amore, quello che non muore mai, sicché per te il sepolcro deve essere la mia volontà, il coperchio che ti deve serrare, incalcinare, senza darti più speranza d'uscire, è l'amore. E poi ogni pensiero che riguarda se stesso, anche sulle stesse virtù, è sempre guadagnare per sé e sfuggire dalla vita divina. Mentre se l'anima pensa solo a me, riguarda a me, prende in sé la vita divina, e prendendo la vita divina, sfugge l'umana e prende tutti i beni possibili. Ci siamo intesi? Ecco, questa meditazione potremmo chiamarla, utilizzando una duplice espressione, sia del primo che dell'ultimo capitoletto, vita di cielo, anche parafrasando neanche troppo, insomma, l'immagine che Gesù fa nel secondo capitolo, che è appunto l'anima che vive la mia volontà, è cielo. In cui splendo io, che sono il sole, e le stelle, che sono le mie stesse virtù che comunico all'anima. La prima parte dell'undicesimo capitolo, almeno fino a un certo punto, è un continuo dell'undicesimo volume, fino a un certo punto, adesso non mi ricordo quando, è un crescendo veramente di piogge divine, ecco. C'è proprio questa sterzata, poi a un certo punto
il discorso si riattenua un po', perché Gesù ricomincia un po' a parlare, ci avviciniamo verso il 1915, quindi ricomincia un pochettino a parlare di flagelli, di castighi, si stava nell'imminenza della prima guerra mondiale, ma la prima parte è davvero spettacolare. Adesso la riguardiamo insieme. Cioè, il primo capitoletto è fantastico, proprio una descrizione brevissima ma chiarissima, anche questa ripresa abbastanza nel terzo, di quello che è il vivere nella divina volontà. Per l'anima che fa la mia volontà, attenzione, vive del mio volere. Questa doppia, quindi non basta fare la divina volontà, ma bisogna anche vivere della divina volontà e anche nella divina volontà. Non c'è né vi sono morti. Attenzione, no? Noi sappiamo che la mortificazione è una componente assolutamente fondamentale, che ne dica qualcuno, della vita cristiana, fondata sulla parola di Gesù: chi vuol venire dietro di me rinneghi se stesso, prenda la sua croce ogni giorno e mi segua. Rinneghi se stesso o mortifichi se stesso o dia la morte a se stesso o è la stessa cosa. Ma perché? Lo spiega Gesù, perché se una persona non sta ancora facendo la divina volontà, e quindi Gesù gli parla ai discepoli, deve morire a tante cose, lo sappiamo tutti. Deve morire a se stesso, che è la cosa più difficile. Deve morire alle proprie passioni, non esserne più soggetto, non esserne più dominato, non esserne più schiavo. Le passioni sono tante, eh? Cioè, da quelle più grossolane, quelle più difficilmente domabili, anche se sono le prime a dover essere domate, che sono le passioni della concupiscenza, che portano alla lussuria, all'impurità, a quelle altre tremende, insomma, dell'ira, poi le gelosie, le invidie, i desideri di primeggiare, tutte quante le superbe, tutti gli orgogli. Cioè, noi siamo una congerie, diciamo così, di una cozzaglia di cattive passioni. E poi morire anche alla terra. Alla terra è semplicemente a un modo di pensare mondano. Qui chi c'era un pochino, chi ha ascoltato ieri durante il giorno in cui cade questa meditazione, era la sesta domenica del tempo ordinario dell'anno C, dove l'Evangelista San Luca presenta le beatitudini e le maledizioni, no? Quindi nelle maledizioni c'è sintetizzato, non le maledizioni, guai per essere precisi, c'è precisata la stile di vita secondo il mondo, che è una vita piena di guai. I ricchi, i gaudenti, quelli che stanno immersi nella stolta allegria, quelli che sono sazi, che pensano di non avere bisogno di nulla, e quelli di cui tutti quanti dicono bene. Questa è gente che vive alla terra, d'accordo? Cioè secondo la mentalità tipica del mondo, che è felice chi se la gode, è felice chi c'ha un sacco di soldi, è felice chi c'ha il successo, e chi è stimato, è riverito da tutti e da tutti. Questo è proprio detto in tre parole. Ma Gesù viene a capovolgere questa logica, viene a dire: sta attento, figlio mio, che la via della felicità è esattamente l'opposto di questo, no? Le quattro beatitudini, che sono appunto specularmente opposte ai quattro guai. Ora, attenzione, quando si entra nella divina volontà, quando si fa sul serio con la divina volontà, si vive di cielo, cioè la terra non c'è più. San Paolo dice: le cose vecchie sono passate, ne sono nate di nuove. In realtà questa vita divina, questa vita di cielo, è adombrata in quei bellissimi passi del Nuovo Testamento, dove San Paolo, perché è radicata nel nostro essere battezzati, cioè se uno è in Cristo, dice San Paolo, è una creatura nuova, le cose vecchie sono passate, ne sono nate di nuove, no? Il nostro uomo vecchio è stato sepolto nella morte di Gesù, e siamo risorti completamente. Se siete risorti con Cristo, cercate le cose di lassù, pensate alle cose di lassù. Quindi questa alterità, no? Cioè Gesù risorto era altro da Gesù prima della risurrezione, certamente era la stessa persona, no? Anche noi, se risorgiamo alla vita divina, non è che ci cambiano i connotati, d'accordo? Però c'è un cambiamento sostanziale. Cristo risuscitato dai morti, scrive San Paolo, non muore più, la morte non ha più potere su di lui. La morte non ha più potere su di lui, scrive San Paolo.
E dice, un'anima che vive della mia volontà, a che cosa deve morire? La morte non c'ha più potere su di lei. A cosa deve morire? Alle passioni. Alle passioni è già morta. Alla terra è già morta. A se stessa è già morta. Però passa per la morte corporale. La morte corporale. La morte corporale è un cambio di vestito. Mi depongo le vesti da povero, da straccione, perché comunque, per quanto vivo nella divina volontà, rimango nello stato di viatore. Noi non siamo ancora glorificati, mica abbiamo la partecipazione della pienezza della beatitudine, non abbiamo i poteri che hanno le anime glorificate, non abbiamo nulla di tutto questo, perché siamo giustamente ancora sulla terra. Ma basta, cioè, la morte non è altro che questo. E ha notizia delle notizie che lascia sconcertati, ma se ci si pensa bene, troppo sconcertati, non si ha motivo di rimanerci, non è soggetta al giudizio particolare. Ma questo si trova scritto nella Bibbia. Perché c'è scritto nella Bibbia che chi crede, lo dice Gesù nel Vangelo, nel Vangelo di San Giovanni, dice, chi crede in me, se non mi ricordo l'espressione letterale, è passato dalla morte alla vita e non è soggetto al giudizio. Chi crede in me non è giudicato, non è condannato, dice Gesù nel Vangelo di San Giovanni. Deve essere il capitolo, se non ricordo male, il terzo, la spiegazione che lui fa dopo il discorso con Nicodemo. Chi ascolta la mia parola, eccomi, e crede a colui che mi ha mandato, ha la vita eterna e non va incontro al giudizio, ma è passato dalla morte alla vita. Testuali parole di Gesù, adesso mi è venuta la citazione precisa. Chi ascolta la mia parola e crede a colui che mi ha mandato ha la vita eterna e non va incontro al giudizio, perché è passato dalla morte alla vita. Cioè, di che cosa ci deve giudicare il nostro Signore? Giudicare chiaramente in senso, cioè, di prendere atto anche delle cose sbagliate che uno avesse fatto, se davvero vive in questo mondo. Attenzione a non applicare mai disordinatamente questi principi, perché noi fino a quando siamo qua giù dobbiamo ritenerci, e siamo realmente gli ultimi di tutti, usare tutti quanti i sacramenti, fare l'esame di coscienza, usare bene la confessione e stare attenti anche alla pagliuzza e al capello, d'accordo? E soprattutto ai nostri pensieri e desideri interni, che non saranno proprio mai perfettamente domati, no? Quindi non si facciano indebite applicazioni di questi principi superbe e grossolane. Ah, io ormai ho una divina volontà, il Signore non mi giudica, è viva. Quindi queste sono cose che devono lasciarci, come dire, morire di gioia e stupire, ecco, non certamente autorizzare indebite e assolutamente fuorvianti o grossolane applicazioni. Fermo restando che Gesù spiega, ciò che doveva fare la morte l'ha fatta anticipatamente l'amore. Attenzione all'altro termine fondamentale, il mio volere l'ha riordinata tutta in me. Sempre come ricorre l'ordine della divina volontà, no? In modo che io non ho di che giudicarla, che cosa gli devo dire? Capiamo, no? Quindi la bellezza di questa vita. Quindi ciò che Gesù dice di fare nel Vangelo, rinneghi se stesso, prenda, è già strafatto, è già strafatto e andiamo ancora oltre. D'accordo? Non tanto oltre, andiamo quell'oltre di Gesù stesso, chi crede. Chi ascolta la mia parola e crede in colui che mi ha mandato ha la vita eterna, non va incontro al giudizio, è passato dalla morte alla vita. Ecco la vita di cielo. Questo si chiama libro di cielo. Il regno della divina volontà è sia fatta la tua volontà in terra come in cielo. Quindi il cielo è portato sulla terra attraverso questa cosa. Dove? Dentro le nostre anime. E passiamo al secondo paragrafetto. Cos'è l'anima? Il cielo, anche questo, l'anima che fa la mia volontà è il cielo, qui sembra sentire pochi anni prima, diceva queste stesse cose Santa Teresa di Gesù bambino. L'anima è il piccolo cielo dove regna Gesù, si trova scritto nella storia di un'anima di Santa Teresa di Gesù bambino, questa immagine è bellissima, no? Certamente Gesù, dentro l'orizzonte della divina volontà, ci fa qualche glossa, no? Qualche guglia mette sopra questi campanili, qualche tocco divino, no? Dice, in che senso è cielo l'anima che fa la mia volontà? Spiega. È un cielo tutto azzurro, ma senza sole e senza stelle. Non ci sta. Immaginiamo un cielo senza sole e senza stelle, un po' difficile immaginarcelo, no? Ecco,
Il sole c'è e le stelle ci sono, ma sono io e le virtù sono le mie stesse virtù. Anche qui sembra risentire, cioè quando uno si stupisce un po' di questi scritti, c'è poco da stupirsi. Rivestitevi come eletti di Dio, di Cristo, scrive San Paolo. Rivestiti di Cristo, che significa vestirsi di Cristo? Significa che io prendo le virtù, le sue virtù e le faccio mie. Non ci sono le mie virtù, ma ci sono le virtù di Cristo che io le prendo e le faccio mie. Per me vivere è Cristo e morire un guadagno. Cosa significa? Se non che il sole è Lui, che tutto l'orientamento della nostra esistenza è Lui. No? Tutte parole di San Paolo io sto citando, alla lettera. Dice, bello questo cielo da innamorare chiunque lo può conoscere. E molto più ne resto innamorato io, dice Gesù, innamorato io. E lo vado saettando continuamente di nuova luce, nuovo amore, nuove grazie. Queste sono altre spie che stiamo cominciando a vivere in questo mondo, no? Perché Gesù è luce, la tua mente si illumina. La tua mente si illumina, cioè che cosa succede per esempio un'anima che vive nella divina volontà? Diventa sensibilissima. E questo è un'altra cosa che può comprendere chi l'ha cominciato a vivere, se no non si comprende. Comincia a diventare sensibilissima alle divine ispirazioni che ogni giorno sono innumerevoli. Cioè pensieri buoni che ci vengono dal cielo, dalla mattina alla sera, che ordinariamente le persone non ci fanno caso. Li tralasciano, li trascurano. Invece se si inizia ad entrare in questo mondo, se ti viene un pensiero buono e tu capisci che è un pensiero di cielo, perché ti suggerisce verso il bene, verso una cosa opportuna, verso una cosa urgente, necessaria, verso un atto di carità, verso il prossimo, sono innumerevoli gli esempi, tu non fai che te lo lasci, come dire, perché molte volte questi pensieri sono estemporanei, capito? Cioè se io sto, per fare un esempio sciocco, un incrocio, e anziché passare prima, pure se ci avessi la precedenza, faccio un atto di gentilezza di fermarmi, fa passare un altro, il pensiero ti viene un attimo, dice fermate, fa passare questo è un atto che se sembra un atto stupido, ma non lo è. Se ti viene questo pensiero sicuramente viene da Dio, d'accordo, però ordinariamente che succede? Uno c'ha fretta, non ci pensa proprio, via, passa, tanto c'ho la precedenza, che problema c'è? Non è niente di che, no? Ecco, quindi non è che uno va all'inferno se non ha fatto la cortesia di far passare prima una persona che non è il diritto, no? Non è questo il punto, ma quello è un buon pensiero. Allora, siccome tutti quanti abbiamo buoni pensieri, perché qual è il segno che stai cominciando a vivere nella divina volontà? È il segno che queste cose cominciano a governare la tua vita, quindi non te le lasci scivolare via. Allora, fa una cosa, una cosa buona, non si applica il proverbio del mondo, sapete come dice il proverbio del mondo? Ce ne sta il proverbio del mondo, diciamo saggio, il proverbio del mondo grossolano. Il proverbio del mondo grossolano, non rimandare a domani quello che puoi fare dopo domani. Il proverbio del mondo saggio è non rimandare a domani quello che puoi fare oggi. Un proverbio popolare divino è non rimandare a dopo quello che puoi fare subito. Se è un'opera buona, l'opera buona si fa subito. Ecco la sensibilità, no? Queste luci che si cominciano a accendere e non si accendono più in vano, perché il Signore sta tutto il giorno con la lampadina in mano, tutti quanti gli esseri umani cerca di guidarli e ispirarli, ma la stragrande maggioranza delle volte uno guarda altrove. Nuovo amore, cioè ogni giorno è una vita nuova di amore con Gesù, e quest'amore sarà vissuto, sarà percepito sicuramente in qualche momento della giornata, certamente anche nella misura in cui diamo spazi, ecco, di vita all'amore, che sono soprattutto quelli della preghiera, ma delle volte può succedere anche che in un momento che meno te lo aspetti vivi una percezione, un'esperienza reale di intimità e di amore con Gesù nel colloquio intimo che ti porti dietro quotidianamente. Nuove grazie. Cioè, uno rimanendo nella Valle Santa, pure dell'umiltà e con sommo stupore, ritenendosene indegno, però si accorge delle volte che delle grazie arrivano. Quindi, dopo uno reagisce come San Pietro, Vangelo di, che era domenica scorsa, due domeniche fa, che dice, Signore, allontanati da me che sono un peccatore, cioè, non mi fa tutte queste grazie qui che insomma mi sembrano un po' troppe, però poi il Signore la grazia se l'ha fatta, te la prendi, se ti fa la pesca miracolosa, insomma te la tieni, no? Quindi, bella questa immagine del cielo e delle stelle. Poi c'è l'ultimo, ancora l'ultimo capitolo stupendo,
che però ecco, è molto collegato con il primo, con delle sfumature particolari. Attenzione, per capirlo bene bisogna tornare alla lamentela, santa lamentela di Luisa. Dopo la comunione dice, stavo dicendo, in che stato mi sono ridotto? Pare che tutto mi sfugge, patire, virtù, tutto. Cosa sta dicendo? Patire, virtù. Probabilmente si trova in un momento in cui non stava in stato di immolazione di vittima e Gesù non la immolava più. Stava facendo magari una vita comunissima, ordinarissima, dentro il suo lettino, col suo lavoro al tombolo, dice, ma quali grandi virtù sto praticando? Quindi, mi sento inutile, quindi mi sento che non sto facendo la volontà di Dio, perché non soffro più per Lui, non ho occasione di praticare tante virtù. Gli stavano venendo presumibilmente, da quello che si comprende, questi pensieri. Gesù dice alcune cose molto importanti. Vuoi perdere tempo? Prima cosa. Quindi questi sono pensieri che fanno perdere tempo, pensieri inutili. Vuoi uscire dal tuo nulla? Mettiti al tuo posto affinché il tutto possa tenere al tuo nulla, affinché il tutto possa tenere posto in te. Attenzione, sappi però che tu devi tutto morire, tutta morire nella mia volontà, anche il patire, le virtù, tutti. E poi prosegue. Sepolta nella mia volontà come dentro una tomba, morrà al patire, alle virtù, ai beni spirituali, a tutto. Questa è una cosa importantissima, Cioè, tu vuoi fare una grande opera virtuosa? Ecco, se Dio vuole che tu la faccia. Ah no, io devo fare il digiuno, questo giorno devo fare il digiuno, d'accordo? Se Dio vuole che tu lo fai. Perché se Dio ti facesse capire chiaramente, ovviamente sulla base di fonti certe, che oggi da te il digiuno non lo vuole, tu il digiuno non lo fai, perché il valore dell'atto non è l'opera penitenziale, ma che quell'opera penitenziale sia in quel momento voluta da Dio, da te. Viceversa, se il Signore vuole che tu fai il digiuno e tu non lo fai per negligenza o perché non ti va a soffrire un pochino, ad offrire un sacrificio, è la stessa cosa, d'accordo? Però mentre questa seconda fattispecie si fa più facilità a capirla, no? Perché dice, sai, il digiuno è un atto di mortificazione, ordinariamente posso pensare che, purché sia fatto con discrezione, è voluto da Dio. È più difficile pensare al contrario. Così vale anche per le opere buone. Tante volte abbiamo fatto in tante meditazioni, anche andare a messa, che è la cosa più bella che esiste nel mondo. Se il Signore te lo rende impossibile concretamente in una giornata, è perché vuole che quella giornata tu gli offri. Gesù dice, ti offro il sacrificio di questa rinuncia, di questa mezz'oretta, che me ne sto un po' in pace a messa, che me ne sto in compagnia con te, e oggi purtroppo non lo posso via. Il dolore di questo è il godimento per l'Altissimo, più che se a messa ci fossi stato. Perché il problema non è quello che si fa, ma è il perché, il per chi e il come si fa. Questa è sempre una cosa che deve sempre tornarci in mente. Quindi la vera vita nella Divina Volontà si realizza quando, bellissima espressione, la Divina Volontà è la tomba dell'anima e del tuo volere. Cioè tu non vuoi nulla se non ciò che vuole Gesù. Dice, perché tu vuoi imitare i mondani che sono portati a ciò che nel tempo finisce e di ciò che non è, che è eterno non ne fanno conto? Dice, diretta, perché non vuoi imparare a vivere solo del mio volere? Perché non vuoi vivere, ecco il titolo della meditazione, solo della vita del cielo, anche stando sulla terra? Allora, quindi praticamente dice, il mio volere è l'amore. Quindi ogni minimissima cosa che io voglio per te è amore. Ed è questo quello che non muore mai. E per cui la mia volontà deve essere per te il sepolcro, bellissimo, il coperchio che ti deve serrare, la calce, incalcinare senza darti più speranza di uscire, no? La calce che mettevano i nostri padri cristiani per serrare i loculi delle catacombe, no? La calce, poi che non saprei più poi, eh? E Gesù dà l'ultima indicazione, l'ultima spia.
ogni pensiero che riguarda te stesso, anche sulle stesse virtù, è sempre guadagnare per sé e sfuggire dalla vita divina. Tu a te stesso non ci devi proprio pensare, alle tue virtù non ci devi proprio pensare. Mentre se l'anima pensa solo a me, guarda me, prende in sé la vita divina. Io voglio tanto vedere, vorrei tanto sapere chi ci crede fino in fondo a queste parole. Pensare sempre solo a lui, non a te. Cioè, io, la preoccupazione di te, di qualunque cosa, del presente, del futuro, del passato, di come mi tratto nel prossimo, non ci deve stare. Non c'è. Che devo fare, che non devo fare, che faccio oggi, che faccio domani. Non interessa, d'accordo? Oggi faccio quello che Gesù vuole, quello che Gesù mi mette davanti. Non ci stanno progetti, non ci stanno cose. Questo non significa, anche qui è meglio specificare, perché poi, che uno non debba avere un ordine della vita, un piano ordinario di vita, un ordine del lavoro, non debba sapere le cose che comunque deve fare, ma sempre con questo spirito, d'accordo? Sempre con questo spirito. Io so da prete che oggi alle 5 devo uscire dalla messa, insomma, no? Quindi, per dire, non è che dico, ah, devo fare quello che vuole Gesù, quindi se mi prende male alla messa, cioè alla messa alle 5 non ci vado. Questi sono discorsi da persone che fuori di testa, no? Ecco, non sono discorsi santi, bisogna capire lo spirito, ecco, di questo. Perché se Dio non voglia, insomma, che ne so, mi trovassi l'olio santo, una persona che vive fuori mano, dopodiché mi si buca la gomma, d'accordo, e non posso celebrare la messa alle 5 perché mi si è bucata la gomma alle 5 meno 10 e non la celebro. Dici, ma i fedeli stanno lì, che brutta figura. Ma se dovesse succedere una cosa di questo genere, magari questa è un'applicazione che si può fare, vuol dire che oggi il Signore mi chiede questo, mi chiede la mortificazione di non essere arrivato in tempo a celebrare la messa e di far soffrire contro la mia volontà sti pochi fedeli che sono venuti a ascoltarsi la messa. Quando ho cambiato la gomma arriverò, chiederò scusa e celebro la messa. Cioè, anziché le 5 sono le 7, oggi sono andato sono le 7. Cioè, sto facendo un esempio per assurdo, per far capire, no? Ecco, come si muore, ecco, nella divina volontà. Ci si seppellisce. E quello diventa il parametro di riferimento universale. Di tutto quello che si pensa, si dice, si fa, si è, giorno per giorno, come il Signore ce lo mette dinanzi. Vita di cielo, Santa Vergine Maria, come la tua. Speriamo che a tutti, ecco, anche per la tua intercessione, per la tua silenziosa, premurosa, materna, ma efficacissima opera nella nostra anima, ci venga proprio una nausea della vita della terra, della brutta vita della terra. Ecco, ovviamente intesa nel senso che abbiamo meditato, no? La vita è una cosa bellissima. Ma diventa bellissima quando diventa vita di cielo sulla terra, ecco, non vita di terra, terrena, ecco, è molto umana. E quello che abbiamo meditato non sono sogni, non sono utopie, non sono chimere, non sono mete inarrivabili, assolutamente. Tu hai vissuto questa vita, Luisa ha vissuto questa vita, sicuramente c'è già qualcuno, io ne sono certo, che ha vissuto in questo mondo. Quindi nessuno, né io né nessuno, pensi che questi sono miraggi o sogni inarrivabili. Sono realtà a nostra disposizione che cominciano, basta che noi realmente lo vogliamo e ci decidiamo risolutamente a tagliare con la terra e ad aprirci al cielo. Nella divina volontà, nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo, amen. Ti benedico per aiutarti
Ti benedico per difenderti, ti benedico per perdonarti, ti benedico per liberarti da ogni male, ti benedico per consolarti, ti benedico per farti santo, ti benedico dunque nella divina volontà, nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. Amen. Fiat, Ave, Amen.